permetto di dire che conosco una persona che una volta mi ha raccontato che per andare a colloqui di lavoro lei si veste da uomo. Perché ritiene che vestendosi e acconciandosi da uomo è più considerata. Però bisogna spegnere i cellulari nelle interviste, Natalino Balasso. Io non volevo dire, non è È il rispettoso. tuo che sta suonando, non è mio! No! Areo qua! Ma No! è il tuo! E quando... Ah, cazzo, quello della... È quello della Dalla Via! Radames non era un maestro. Era la custodia di un maestro. Ma soprattutto era una macchina da incazzo. Se ti menava una sberla in corridoio, ti ritrovavi due classi più in là. Cioè, l'arte dipende molto dall'osservatore. Noi pensiamo che sia l'artista che fa l'arte, e invece è il pubblico. Infatti, prendete un artista, mettetelo in un'isola deserta, è un artista, ma no, perché non ha pubblico, può fare tutte le statue, le pitture che vuole, ma non, se non ha qualcuno che assiste alla sua arte, non è nulla, non serve a nulla, ecco. Lei da che parte sta? Dalla parte di chi dice che ci vuole troppo Aperol per fare una brava persona. Uno per intenderci che non ha nessuna intenzione di dimenticare gli occhiali a casa, poi ognuno è libero di pensarla. Sì, ma se lei fosse geometra, come ridurrebbe l'impatto del coso senza tener conto delle metafore o comunque cadendo? Kant diceva a chi nega acconsente. Io tuttavia sto con chi si butta su un Doberman a caso, ma sgombra il semaforo all'arancione. Non dimentichiamoci che alla fine è la figa che decide. Se comunque si rimane fedeli alla verità, come hai detto adesso tu, alla propria innocenza, al proprio candore, ma il resto del mondo è tutto completamente cambiato, non esiste più. Questo candore in sé non è niente, c'è cioè l'albero che cade da solo nella foresta, nessuno lo sente, no? Rimane un po' così. Quindi quello che mi viene da dire è che bisogna sempre ricordarsi che gli altri esistono. È una cosa che non tutti sanno. Molti ignorano che esistono anche gli altri. Dai, ruggiante, non me la dai a bere. Chi vuole qualcosa se la rischia. Non venirmi a contare che sei stato in campo. Tu ti sei piazzato all'ospitale a mangiare minestra. Si vede dalla faccia poche battaglie e tante elemosine. Il libro dice: la paura è come il Frosinone, si può battere. Lui dice che tu, per esempio, vai a caccia perché hai paura. E allora esorcizzi questa paura trasferendo il pericolo di vita verso un beccaccino che era lì che si faceva i cazzi suoi. Più il beccaccino è inconsapevole, e più tu ti rassereni perché la tua paura è proprio quella di venire sorpreso quando sei lì che ti fai i cazzi tuoi, insomma. Beh, Daniele Luttazzi è un autore molto intelligente che aveva costruito un racconto molto interessante, secondo me. È stato ingiustamente crocifisso dal solito pubblico di sinistri che lo aveva ingiustamente idolatrato. D'altronde, quando tu crei degli idoli, è ovvio che poi alla fine li crocifiggi. Vabbè, poteva andare anche peggio. Chi non è abbastanza lucido si fa prendere dal parroco, e allora a cosa serve? In ogni caso, io dico bingo. Forbici? Sempre e comunque. E sti cazzi? Pensiamoci, ma solo se c'è shampoo. Posso farle un'ultima aranciata senza rimpianti? Prego. Io stavo con una moglie bella, grassa, tette grosse, bocca rossa, capelli, piena di capelli, con le ascelle belle pelose che sembravano cespugli di more selvatiche. L'Udinese quest'anno come va? Di merda, ma non ce l'aspettavamo perché pensavamo. Se avessi avuto meno infarti, guiderei anch'io una Smart. Grazie, professore, si fotta. Banane.